Le normali difficoltà delle famiglie, dalla gestione dei tempi di vita e lavoro alla cura dei figli, sono al centro del programma familiare promosso da Fondazione CRC. Questo grande progetto è un segnale di attenzione alla qualità della vita che noi vogliamo si percepisca all'interno delle nostre comunità, e la famiglia è il primo punto, è il fulcro. Famiglia al centro, con una risposta concreta per aumentare la qualità della vita, ma solo dopo aver analizzato, come nello stile della Fondazione, le esigenze reali. Abbiamo realizzato una ricerca sul territorio in collaborazione con il CISF di Milano, andando proprio a chiedere alle famiglie che vivono in provincia di Cuneo, interpellando più di 500 famiglie, come stanno, quali sono le loro fragilità, quali risorse possono mettere in campo per contrastare queste fragilità, di cosa avrebbero bisogno. È emerso che vi è un reticolo, una rete di scambi relazionali e di aiuto veramente imponente qui a Cuneo e provincia, sia intrafamiliare ed anche sul territorio. Però è emerso nello stesso tempo che queste reti rischiano un po' di perdersi, di slabbrarsi a causa anche della crisi demografica, e anche sul territorio tutti hanno insistito a proporre che ci sia maggior scambio comunitario, proprio come forma di sostegno alle fragilità e alle difficoltà che la famiglia vive. Il programma d'azione è già stato avviato. Mettendo insieme nella progettazione, chiamando le famiglie, i professionisti, gli enti, gli stakeholders formali e informali, quindi scombinando le carte per arrivare alla produzione di nuovi progetti innovativi che dovrebbero portare delle risposte significative e anche ad un impatto e una modificazione dei processi di questo percorso che dovrebbero stabilizzarsi e rendersi sostenibili in questo territorio.